Mister, che settimana di lavoro è stata e come sta la squadra? È stata una settimana importante a livello di lavoro. Penso che abbiamo lavorato bene con i presupposti di prepararci per questa partita importante, e poi vediamo quello che succede. Ponte Romano, l'abbiamo detto più volte, è una squadra pericolosa che non meritava assolutamente quella classifica. L'abbiamo studiata, l'abbiamo vista giocandoci già due gare. Domani, gara piena di insidie e in più mancherà l'apporto del nostro pubblico. Sì, quello è una cosa importante, perché sentire i tifosi fuori è una cosa per noi importante, ma penso per tutte le squadre, ma soprattutto per Giulianova è una cosa fondamentale. Ci dispiace questa cosa, però cercheremo di dargli una soddisfazione pure se non riescono a venire a vedere la partita. Per quanto riguarda noi, sì, il Ponte Romano è una squadra che l'abbiamo già incontrata due volte, però domani testa bassa e fare la partita. Dall'infermeria ci sono aggiornamenti rispetto all'aggiornamento di martedì? Sì, purtroppo è l'ennesima settimana che ci sono dei traumi, quindi di solito non mi lamento mai, però è dall'inizio dell'anno che purtroppo abbiamo delle defezioni. Marco Fermo, Bittai, Bertino e Mastrilli non saranno della partita. Per noi sono assenze pesanti, speriamo per l'ennesima volta di sopperire e di vincere la partita.